macerie sotto i mortai. Come l'acciaio resiste la città. Cantasse il coro dell'Armata Rossa. Del duce e del re, gli alpini.
partiti lungo il Don. Cento operai in ogni officina aspettano il suono della sirena. Rimbomba la fabbrica di macchine e motori, più forte il silenzio di mille lavoratori. E poi, quando è l'ora, depongono gli arnesi, comincia il primo sciopero nelle fabbriche torinesi. E corre qua e là un ragazzo a dar la voce, un'altra fabbrica, altre braccia vanno in croce e squillano ostinati i telefoni in questura. Un gerarca fa l'impavido ma comincia a aver paura. La patria e l'impero, sempre più donne vestite di nero, allarmi che suonano in macerie le città. Il 15 marzo il giornale a Milano rilancia l'appello, il PC clandestino. Gli sbirri controllano, fan finta di sapere, si accende la voglia delle camicie nere. Ma poi, quando è l'ora, si spengono gli ardori, perché scendono in sciopero 100.000 lavoratori. Armata di bastone, va dietro fronte subito sotto i colpi del mattone. E come a Stalingrado i nazisti son crollati, alla Breda Rossa in sciopero i fascisti son scappati.